Bene, io ringrazio la comunità, la famiglia Carmelitano per questo invito che mi è giunto tramite padre Cosimo, che mi ha detto vieni o vai in inferno, due sono le cose. No, no, scherzo, scherzo, scherzo. È stato bello, insomma, leggere tra le tante mail che mi arrivano, email dove insomma, siamo chiamati a visitare i genitori dei miei bambini in carcere, perché io insomma, insieme alla mia squadra, più di 150 bambini a Napoli, tolti alla strada, in beni confiscati alla camorra, alla criminalità organizzata, e spesso insomma, ci dobbiamo portare anche a incontrare i loro genitori, oppure richieste di pigioni, bollette, eccetera. Prima, cioè, ultimamente sta succedendo anche incontri, richieste per visitare delle comunità, una delle ultime è stata la diocesi di Ancona, dove ho avuto questo incontro, e adesso la famiglia carmelitana che mi invita a spezzare la parola di Dio, più che solo insomma, risolvere i problemi sociali. Dunque sono felicissimo di vivere questo momento anche di spiritualità, nel primo giorno ecco, che noi dedichiamo alla Vergine Maria, primo maggio, alla Madonna. Dunque vorrei iniziare perché nella mia vita mi sono sempre affidata alla Madonna, o perché mia mamma mi ha sempre dato in mano il Santo Rosario non come amuleto, come spesso diamo ai nostri giorni, pidi della corona rosario, proprio Signore te protegge, la Madonna te protegge, il Rosario va pregato. Mi ricordo il mio padre spirituale prima di morire, mi ha sempre detto, Luigi, ricordati che l'ultima bugia del cristiano è quando una persona muore e gli mettiamo la corona del Rosario in mano. Chi non sa neanche che devo usare, ne ha mai pregato, dice l'ultimo rosario, ma il rosario va pregato in vita, diceva il mio padre spirituale. Poi adesso ho un altro sacerdote che mi guida, e questa immagine, perciò vorrei iniziare con un pensiero a Madonna, noi già l'abbiamo cantata come stella del mare, con il gruppo dei giovani, insomma veramente facciamoci guidare da lei. Non solo in questa giornata abbiamo lasciato il nostro territorio, la nostra famiglia, tutti i pensieri, dopo che vengono, fanno poco freddo e cattivo, fa niente. Insomma, accettiamo tutto, offriamo questa giornata e tutto il mese alla Vergine Madre, che ci vuole un bene dell'anima. Un bene dell'anima perché ha generato Gesù, Gesù che è apparso. Invece pigliano una bella mazza e scopa e insomma gli dicono agli apostoli, voi mi avete tradito, mi avete lasciato solo, con un sito di io sono apparso e mi sono messo pure in mezzo a voi. Gesù non è che appare e si mette ai margini facendo il giudice, tu sei un fedente, tu sei. No, il nostro Dio è Dio della misericordia. Questo Dio che si è incarnato oggi nel Papa Francesco. Ma di un video così ci sono dopo padre, non è stato così, Papa Francesco. Nel momento in cui la Chiesa stava vivendo un momento buio, lo Spirito Santo ha soffiato ed è uscito un Papa il 13 marzo 2013, si è presentato, erano 8, 8 e 10, io stavo facendo un convegno, stavo a Camerota, stavamo presentando un altro libro, che adesso è uscito questo libro che poi dopo ve ne racconto, e mi ricordo io dissi ai miei angeli custodi terreni, perché dovete sapere, questo prete ha non solo il suo angelo custode celeste, ma dei angeli custodi anche terreni. Disse ai miei carabinieri: andiamo subito, voglio vedere questo nuovo Papa. Io mi ricordo che stavo sull'autostrada e disse: non ce la facciamo, entriamo in un bar, ci deve essere una televisione. Entriamo in questo bar, c'erano tante persone anziane, chi bestemmiava di qua, chi bestemmiava, cioè, voglio arrumare un po'. Però il prete deve entrare proprio lì, nei luoghi. Io dissi cortesemente: possiamo, cari fratelli, possiamo accendere la televisione, che è stato nominato il nuovo Papa, eletto il nuovo Papa. Devo dire la verità, non so neanche se bestemmiamo, non è che mi mandare a quel paese, accendiamo. Io mi ricordo che quel Papa ci fece fare il Padre Nostro, la preghiera, quelle persone anziane che bestemmiamo, io dissi, ma già il Papa ha fatto questo Papa, già il primo miracolo, Zazzarra si fece anche loro il segno di croce, e recitammo, io non lo posso mai ascoltare, il Padre Nostro, queste persone che un momento prima bestemmiavano, no? E il Papa ha conquistato il cuore nostro di tutti, perché ha detto, cari fratelli e sorelle, buonasera. Aiuto un Papa che dice buonasera, ma quando mai hanno visto un Papa buonasera, buon appetito, buon pranzo? E allora, ecco che bello, noi apparteniamo a questa Chiesa, alla Chiesa di Gesù, però a questa Chiesa dove la nostra vita, ecco adesso entro nella testimonianza, non è facile, non è facile.
Non è facile la vita di un sacerdote, come non è facile la vita di un cristiano, di un uomo sposato che vuole essere fedele, che vuole portare a termine il matrimonio, di uno studente che deve studiare, invece purtroppo ci hanno tante distrazioni. Ormai esiste la chattomania, chi si sa se mai chattava, chat ne serve. Io adesso non sono più parroco a Forcella, ma sono insegnante a Scambia, e quello che a volte mi fa male, ci andiamo poco a dire, la Forcella, Scambia, quello che mi fa male è vedere questi ragazzi che sono assetati di cose belle, però noi adulti non gli diamo nulla. Il problema è che non è il ragazzo a rischio, questa terminologia anche in campo sociologico, no? Dovremmo cambiare. I ragazzi non sono a rischio, è il contesto che c'è attorno che li renda deboli. Quando un ragazzo non ha una famiglia, molti di questi hanno i genitori in carcere. Io mi chiedo, pur tu stato, era stato un amato padre, ma tu preoccupa questo figlio che lo fa crescere, no? Niente, viene arrestato, fanno i blitz tra le 5 di mattina e le 7, fanno i blitz. Se dopo le 7 non arrivi i carabinieri, il poliziotto a bussare tanto a casa vostra, un'altra giornata di libertà, non per tua. Dunque, dalle 5 7 di mattina arrivano in mezzo. Dunque, arrivano e si prendono tutti quanti, perché purtroppo quando uno sbaglia, poi la giustizia colpisce e fa male. Però io vedo questi ragazzi che sono le vittime di questo sistema. Non sono loro violenti, nessun ragazzo nascerà in grandi crisi economica. Allora, io ripartirei dalla parola di Dio. C'è la storia di Nabot. Nabot era un giovane che possedeva una vigna, un terreno. L'unica cosa, un po' sfortunato, stava la sua terra, la sua vigna vicino al possedimento del re, il quale un bel giorno, insomma, chiese a Nabot di avere di cedere questa vigna. Ne aveva un'altra ancora più bella, un po' più lontana, in cambio, oppure la pagava secondo quello che era la valutazione di quella vigna e quel terreno. Il nostro grande Nabot non si piegò di fronte a questa richiesta, anche se i punti di riferimento erano diversi, mentre Acab aveva un punto di riferimento commerciale, insomma lo voleva comprare, gli dava in cambio un'altra vigna, Nabot, questo uomo di Dio, aveva tutto un altro riferimento. Il riferimento suo era Dio, tant'è vero, ecco, rispose di no, ma mi guardi, dicendo, rivolgendosi al Signore, mi guardi il Signore da cederti l'eredità dei miei padri. Gli esperti della Sacra Scrittura commentano questo brano, questa anche Sant'Ambrogio, che dice, Sant'Ambrogio dice, quanto al tempo questa storia è antica, ma quanto alla pratica è una storia attuale. Perché questo? Perché poi c'è questa donna, la moglie del re, che fa di tutto per fare un falso processo, fino a Nabot viene condannato, lapidato, viene ammazzato, e lui, una volta che è morto Nabot, si piglia, ecco, con uno stratagemma questa vigna. Cioè non l'ha ceduto, è stato fedele a Dio, perché per il popolo di Israele, per Nabot, avere in eredità dei padri una vigna significava, ecco, essere fedele a Dio, essere fedele a questo dono che aveva ricevuto da Dio. Nabot non ha ceduto il suo dono, perché il nostro dono lo dobbiamo custodire, pur a costo di dare la vita, dobbiamo custodire. Quando io giravo a Forcella, mi ricordo, andavo a benedire le case, che la scusa di un prete è anche questo, conosce la famiglia, come dice il Papa, sentendo la puzza delle pecore. Cioè, noi preti siamo pastori, però andiamo a tenere pecora, se non un pastore simile. Oggi purtroppo, in ultimo periodo, noi eravamo diventati pastori senza pecora. Ora abbiamo ritrovato di nuovo il gusto, ecco, l'odore, come dice Papa Francesco, di sentire l'odore delle pecore. E noi, insomma, entrando in quel quartiere, a me mi colpiva che c'era la Madonna, c'era la corona del rosario in mano, poi l'altra mano, sapete come tiene una forcella? Un cornicello. Allora io dicevo, cornicello è un simbolo un po' particolare, no?
russo. Allora dice il signore, ma come mi facete benedicere questa casa? Ma voi vedete, questo è insomma è un obbrobrio quello che state facendo, è proprio una cosa contro la nostra fede cristiana. Come la corona che sono nella mano, l'altra, no, Don Luigi, se non funziona uno, funziona l'altro. E allora io, cioè, noi veramente dobbiamo, noi preti, ritornare a evangelizzare. Qui noi diamo la fede come per scontata, la fede è un dono di Dio, ma noi la dobbiamo far rivivere. Anzi, dice il Papa ai giovani nella giornata mondiale della gioventù, che ha scritto questa bellissima lettera, parlando ai giovani dice, ecco, voi non dovete sopravvivere, ma dovete vivere, noi non dobbiamo tirare a campare. Si disse che mi dovevano ammazzare, il magistrato va dal cardinale, io vengo trasferito a Roma e lì vengo trasferito al MIUR, al Ministero della dell'Istruzione. E dunque vengo trasferito al Ministero, dunque da professore di religione mi trovo a fare il dirigente comma 6 del Ministro e dunque mi danno la promozione della legalità in tutte le scuole italiane. Adesso io non sto più al MIUR, però sono tornato a insegnare, però vedete, questo entrare nelle scuole mi ha fatto conoscere una cosa fondamentale, che noi dobbiamo partire dai ragazzi, dalla formazione, dall'educazione. Cioè è inutile che io condanno una persona adulta, che ormai è già persa. Ecco, a Napoli nasce a voce del creatore. Allora, nasce questa attenzione ai bambini, perché io devo curare la piantina quando è piccola, ma quando diventa una quercia robusta è molto difficile sradicare. Oggi lo Stato si è svegliato, dopo tanti anni, vuole combattere le mafie. Le mafie, dice Don Ciotti, sono quattro. L'Andrangheta, la Sacra Corona Unita, la mafia e la Camorra. Ma lo sapete che si è diventata una quercia? Cioè, queste sono così radicate. A Napoli, in provincia, abbiamo 102 clan attivi. Ogni clan vive su un territorio particolare, circoscritto, perché? Perché dal territorio ricava liquidità, la prima liquidità della criminalità organizzata è la droga, perché non è che vanno in Colombia e comprano un bonifico, vanno in Colombia con le borse e prendono soldi, dunque quando vendono la droga hanno liquidità, tant'è vero, le uniche organizzazioni che possono dare liquidità attualmente sono le criminalità organizzate, che hanno liquidità a tutta forza. Allora, come si fa a contrastare un crimine così organizzato? Non con l'esercito dei carabinieri, i magistrati, quello già è un fatto finale, un processo finale, loro fanno i chirurghi, tagliano, non curano, ma con l'esercito degli educatori. Allora, un prete è innanzitutto un educatore in un territorio, è una persona che cerca di aggregare attorno alla eucaristia, alla mensa, una comunità, perché poi il centro principale è l'eucaristia. Noi andiamo a messa non perché è una moda o perché qualcuno, il prete ce l'ha detto, ma Gesù ha detto fate questo in memoria di me. Ogni volta, ecco, noi riviviamo quello che è Gesù incarnato in mezzo a noi, che si fa cibo, si fa mangiare da noi. Allora io mi chiedo, il primo pensiero, decidiamo quale strada vogliamo percorrere. La prima cosa che vi chiedo, anche in questo mese di maggio, dobbiamo decidere, non fa niente, pure a 40, 50, 60, 70, 80 anni, non preoccupate, sempre nella nostra vita dobbiamo decidere da che parte stare. Noi siamo dalla parte di Gesù, di un Dio che è salito in croce, l'abbiamo celebrato pochi giorni fa, ma che è risorto. Non stiamo dietro a un morto, non stiamo dietro a uno che è risorto. Anzi, il Papa, mercoledì, nell'udienza generale, e lì insomma mi è piaciuto perché ho portato mamma, mia mamma, diceva, chi cercate? Perché cercate tra morti colui che è vivo? E noi spesso noi giovani cerchiamo Gesù tra i morti, la droga, l'alcol, lo scambiare una sera tenga una femmina, da sera da femmina, da sera, come niente fosse. Poi noi diamo spazio a questa televisione spazzatura. Non vi vedete più uomini e donne, peccato mortale, non lo dico io. Cioè non è possibile che noi ogni anno vediamo la stessa televisione spazzatura, la colpa è di noi italiani, se esiste tanta spazzatura, TV spazzatura, è per colpa di noi, l'audience lo facciamo noi, tutti i canali che noi abbiamo su quel tipo di programma, ogni anno, siccome l'audience aumenta, lo fanno sempre per non dire grande fratello, si parla di un bus, vedo questi cattivi maestri che c'hanno. E allora noi dobbiamo noi cambiare, io l'ho sempre detto, cambieremo
un territorio se ognuno di noi cambia. La nostra famiglia la cambieremo se io cambio. Quando noi andiamo a messa la domenica, il sacerdote nella prima parte ci invita a fare l'esame di coscienza e quel 3-4 secondi, 3-4 minuti sarà, se noi facciamo da 3-4 secondi, dove dobbiamo riconoscere il nostro peccato, noi che cosa diciamo? Io confesso, non dico, marito mio, confesso il peccato che ieri mi hai fatto passare il sera. No, no, ognuno di noi deve imparare a confessare i propri peccati. E per confessare i propri peccati bisogna educare il nostro senso alla responsabilità. Di più che parlare di educazione alla legalità in giro, ormai è diventata una materia, e non vado più neanche i premi della legalità, perché mi presentano i preti anti-camorra. Mi fa piacere che Padre Cosimo ha presentato il prete, insomma, in un quartiere particolare di Napoli, che insomma cerca di fare come tanti preti facciamo tante cose, perché come io fossi anti-camorra e Padre Cosimo ha favore della camorra. Anzi, pochi giorni fa, non faccio una cosa, stavo sull'autogrill a prendermi una cosa al banco lì al bar, e c'era una persona anziana che mi girava attorno e mi diceva, mamma mia, insomma, tengo lo scuola, mi girava, e questo mi girava. Poi aveva 7-8 nipoti, perché grazie ai nonni italiani, le famiglie italiane vanno avanti, quasi ci fosse la funzione nonna. Grazie ai nonni, veramente tante famiglie si stanno mantenendo ancora unite, perché se ci fosse o nonna nonno, noi stessi in mezzo avevi tutto quanto. Però questa nonna, rivolgendosi ai nuovi nipotini che ci aveva in mano, mi faceva dire, a te risalto, perché poi capì perché mi guardavo, ha detto, questo è il prete che esce per televisione. Poi disse, vedete, questo è un grande prete, questo è il prete della camorra. C'è, ah no, ma che stai dicendo? Allora, nella sua ignoranza, voleva dire una ignoranza, diciamo, buona, voleva dire il prete anticamorra. Lasciate anticamorra, il prete è per, non è contro. Se diventa contro perché la camorra è peccato, perché la camorra, l'organizzazione criminale, ha distrutto il nostro territorio, e speriamo che lo Stato ritorni a fare lo Stato, perché questo è un altro tema che noi dovremmo affrontare. Noi dopo 20 anni che è morto Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, non sappiamo mai la verità. Pensate in questi grandi processi. Allora, qui l'appello è, ognuno di noi quale strada ha scelto? Ognuno di noi si deve chiedere oggi, decidiamo quale strada vogliamo percorrere. E in questa domanda vediamo le nostre responsabilità. Noi non ci sappiamo più confessare, fra poco noi eserciteremo il sacramento della confessione, avremo la possibilità. Ragazzi, la cosa è drammatica. Io quando dedico un po' di tempo alla confessione, specie dei miei bambini, che cerco di tenerli in questa grande villa dove tutto è vetro, io incontro le persone attraverso un vetro, dunque non posso avere in contatti particolari, ultimamente poi lasciamo stare una cosa particolare, vabbè, poi anche su questo ci difenderemo. E la cosa che mi fa rabbia è proprio questo, che ci inginocchiamo davanti al sacerdote e lo guardiamo e diciamo, padre, fate voi, e i sacci di peccato che fai tu, perché noi non ci prepariamo, non c'è una preparazione alla confessione, la improvvisiamo la confessione. La confessione non va improvvisata e non va scambiato per la direzione spirituale, che è nata cosa, prima si andava dal direttore spirituale. Appena c'è un problema a casa si va dallo psicologo, innanzitutto capite perché io voglio bene il psicologo, io assolutamente già tengo tanti denunce, non voglio nessuna altra denuncia. Però dico io, una volta si aveva un riferimento del parroco, la direzione spirituale è una cosa e la confessione è un'altra. La confessione ha un nome, il peccato. Ho mancato di amore, non ho perdonato, non ho fatto il mio dovere, non sono stato puntuale al lavoro, punto. Ma noi non vogliamo sapere, noi sacerdoti, perché del peccato. A volte le persone si fermano mezz'ora, padre, voi dovete sapere, poi ieri mio marito, quando, ma come non porta a me tuo marito, cioè, ma voi rendete conto come stiamo guardando, perché anche noi non catechizziamo bene la confessione, o no? E poi facciamo in due modi, prima Dio, il mio rapporto con Dio, e poi con il proprio, non facciamo confusione. Noi facciamo tanto perché non, a volte non sappiamo i 10 comandamenti. Noi se sapessimo bene i 10 comandamenti, che i primi 3 riguardano Dio, io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me, non nominare il nome di Dio, ma ricorda di santificare le feste, vedete, sono i primi 3 comandamenti, il mio rapporto con Dio. Poi vado a esaminare il mio rapporto con il proprio, vedete Dio com'è grande. Dopo lui ha messo un'ora il padre e la madre, e poi via fino al 10. Così si fa la confessione. Allora, quando io sono entrato in questo quartiere a Forcella nel 2000, trasferito
da viceparroco da Marano, mio paese d'origine, e se vengo trasferito, io sono quasi ormai supero i 17 anni di vita sacerdotale, io sono diventato sacerdote con la dispensa del Papa, che c'è un'età canonica, sono 25 anni, invece ho chiesto a 23, quasi nono mese, di essere sacerdote, dunque una dispensa, sono diventato sacerdote e fui mandato a Marano. Lì ho cercato di aprire subito la chiesa a territorio, dalle 8 di mattina fino a mezzanotte, a qualsiasi orario, insomma. Questa metodologia l'ho imparata da un prete santo, un prete che mi ha aiutato a incarnare, insomma, quello che Gesù ha detto. Vedete, Gesù ha definito sacerdote, sapete come l'ha definito? Pescatore di uomini. La più bella definizione di sacerdote è essere pescatore di uomini. Cioè, pescatore significa, tiene una barcatella, perché un pescatore non è una barcatella, no? Una piccola barca o più grande. E dunque cosa fa? Lascia il porto. Dunque un sacerdote lascia la sacrestia, la parrocchia, e va a pescare. Questo è me lo ricordo benissimo, il primo rettore Strofaldi, un sacerdote morto notore di santità, Monsignor Strofaldi, poi è diventato vescovo di Ischia, uno dei primi vescovi che cominciò ad avere la croce di legno, perché voi sapete che da poco, ormai è stata fatta un'indagine sull'avvenire, adesso l'80% dei vescovi italiani ha la croce di metallo. C'è voluto un papa per si mettere la croce di metallo. C'è voluto un papa. Aiuto, ma questo papa ha visto l'anello d'argento? Ma che lei è argentino, perciò l'anello d'argento? Deve essere una battuta. Però questa semplicità, la prima, io ho commentato, io faccio ogni tanto il venerdì TV 2000 un commento dei viaggi del Papa, e quando mi è stato chiesto di commentare a TV 2000 il viaggio che ha fatto dal Vaticano a Quirinale, io ho parlato della semplicità. Il Papa che non ha voluto il corteo, è venuto Obama, 28 mai hanno bloccato Roma. Io ho una piccola residenza a Roma per motivi di sicurezza, abito sulla via della Conciliazione. Quella giornata che doveva passare Obama, lui sapeva che non ci poteva dormire a casa mia, dice no, no, qui non si può passare, ma io abito là, no, domani, venga domani, con me stasera c'è un capo, no, 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 qua non si va. Il Papa esce e non si blocca più una Roma, si mette nella sua Ford Focus, tipo vecchio, neanche l'ultimo tipo, sassetto a fianco. Io ho un fratello che lavora in Vaticano, dice ogni giorno chi è disponibile, non c'è l'autista personale, il poliziotto, diciamo, della gendarmeria che gli turno, quello ci porta mai, non è che tiene un sempre fisso, eccetera. E poi ha voluto una cosa più straordinaria, i segretari non lo seguono più, i segretari devono lavorare in segreteria, non c'è più il potere del segretario che una volta comandava il Papa, no, no, si scriveva la lettera non al Papa, si scriveva, voi avete letto Sua Santità, un libro drammatico, non recita, se no vi state male, però insomma la verità bisogna dirla. Questo è un Papa che ha cambiato tutto. Allora io mi chiedo, io, decidiamo, almeno io cristiano, un Papa ha scelto, la Chiesa ha dato un indirizzo, ha voluto che noi preti tornassimo a fare i pescatori uomini, ma io come cristiano che cosa sto facendo? Mi lamento sempre un padre mio, ma è possibile che noi non preghiamo più per i nostri sacerdoti? Siamo sempre a lamentarci, questo non va, quello non va. E io mi chiedo, ma chi prega per il proprio parroco? Che noi dobbiamo diventare santi, ma se voi non pregate per noi, ma come facciamo a diventare santi? Allora, prima cosa, dobbiamo fare un buon uso della bocca. La bocca va usata per lodare Dio, per pregare, per mettere pace, per benedire. Passavo da qui verso Foggia, ho letto Benevento, mi sono ricordato il mio professore di latino. Benevento. Vento, che prima era detto male vento, che ci stava, se muovendo, eccetera. Il vento è bene, deve soffiare. Lo Spirito Santo oggi, in questa giornata, deve soffiare su di noi, ci deve far sentire orgogliosi di essere cattolici, cristiani, di appartenere alla Chiesa, finalmente ritornata alla povertà, all'umiltà. E io devo fare di tutto per la mia Chiesa. Allora, non mettiamo le tariffe, però aiutiamo i sacerdoti. Aiutiamoci, c'è uno che è bravo a pittare, io vado a pittare, anche bravo a fondanire, la chiesa è mia, la chiesa non è del parroco, è mia, e io mi devo impegnare per la mia chiesa, mi devo spendere, consumare per la mia chiesa. La categoria popolo che ha usato padre Cosimo mi ha fatto piacere quando parlava di digiuno, che digiuno ci dobbiamo ribellare di fronte a quel digiuno sbagliato, perché noi siamo il popolo di Dio. Allora l'augurio che vi faccio
che qui non avete un prete straordinario, qui avete dei sacerdoti che vogliono essere pescatori di uomini, sacerdoti che a Napoli purtroppo si devono scontrare anche con il crimine organizzato, sacerdoti che a Napoli ecco, ha aiutato una bambina, in questo libro adesso ci verrà un po' di lacrime, però queste lacrime sono positive, perché creeranno questo gemellaggio tra la famiglia carmelitana e oggi anche con la voce del creatore, perché io non sono più parroco a Napoli, in questo quartiere dove ho cercato di fare il pescatore di uomini, non più a Marano, poi a Forcella, poi da Forcella alla Renaccia, adesso vivo in questa villa con questi bambini alla Renaccia, a voce del creatore, perché? Perché non è giusto che una bambina mi ha scritto questa lettera. Mi chiamo Paoletta, tengo 7 anni, faccio la seconda elementare, mi piace assai andare a scuola, si imparano tante cose e si fanno anche un sacco di giochi. L'altra mattina la maestra ci ha fatto ripetere i ritornelli di Natale, perché viene Natale e mi ha messo dentro a coro, perché dice che io ho una bella voce e quando mi farò grande potrò diventare anche una cantante. Chissà, io spero di sì. Ci stavamo divertendo, eravamo tutti allegri e all'improvviso abbiamo sentito dei rumori forti. Ci siamo fermati, abbiamo pensato che qualche ragazzo cattivo era entrato dentro al cortile della scuola e aveva sparato delle botte davanti al cancello. Ogni anno, nella festa di Natale e Capodanno, sparano sempre queste botte che fanno tanto rumore e fanno spaventare noi bambini. La maestra ha fatto però la faccia bianca bianca, ha guardato la porta e ci ha detto che dovevamo continuare a dire i ritornelli. Noi abbiamo cominciato una alla volta, poi ci siamo ancora fermati, perché si sono sentite altre botte. La maestra ci ha detto: sedetevi tutti per terra, state fermi, non uscite dalla classe, io vado a controllare che cosa sta succedendo. È uscita e noi ci siamo messi a chiacchierare e a giocare. Dopo un altro poco abbiamo sentito delle persone gridare fuori alla scuola. Io sono tanto curioso e piano piano sono uscito fuori dalla scuola senza farmi vedere. Pioveva, il bidello era uscito anche lui fuori alla scuola. Sono andato poi vicino alla finestra per ripararmi. A terra ho visto nella scuola un pupazzo grosso, come quelli di Halloween. Un pupazzo grande, che assomigliava a una persona. Il bidello ci ha messo i fogli sopra, però i piedi uscivano fuori. Da sotto al pupazzo ha cominciato a scorrere dell'acqua rossa, pareva sangue. Allora mi sono venuti i ricordi e ho capito, non era un pupazzo, non era. A terra ci stava una persona vera e quello che stava scorrendo era il suo sangue. Le botte che avevamo sentito non erano quelle di Natale. Mi sono spaventata, il cuore mi batteva forte. Sono tornata nella classe, mi sono seduta al banchetto mio e mi sono messa a piangere. L'anno scorso avevo già visto una cosa così, proprio davanti a casa mia. Mi portarono via e da quel giorno il mio papà non è tornato più a casa. La nonna mi dice che sempre è partito per un viaggio lunghissimo, che mi pensa ogni momento e che un giorno ritornerà, ma io non ci credo. La maestra ci ha fatto uscire da dietro la scuola, ci stavano tutte le mamme ad aspettarci, pioveva ancora. Mia mamma mi ha pigliato la mano, mi sono stretta a lei sotto all'ombrello e siamo andati a casa senza dire una parola. Io e lei abitiamo al 6° piano di un palazzo grandissimo, dove ci stanno tante famiglie. Mi è venuto il mal di testa, non ho voluto mangiare, non ho fatto i compiti. Mi sono messa a pensare, ho pensato ai grandi che si odiano e che adesso sono arrivata a spararsi pure dentro alla scuola. Ho pensato ai pomeriggi che devo sempre passare a casa perché fuori non ci stanno spazi dove giocare. Ho pensato alla paura che vedo dentro agli occhi della mia mamma tutti i giorni, a papà che non tornerà più. Io non ho fatto niente di male per meritare tutto questo. Io sono solo una bambina. Bene, questa è la storia di Paoletta, vorrei chiudere ricordando questa bambina che mi ha spinto poi a ritornare a insegnare e a scegliere Scambia. Questa è una bambina, adesso si è fatta un po' più grandicella, lo sapete, 2 anni fa a Napoli in una scuola spararono un boss all'interno del cortile della scuola. Questa cosa mi ha portato ancora di più a impegnarmi per i bambini, perché non è giusto che una cosa del genere succeda non solo a Scambia in questo quartiere, ma in nessun'altra città deve succedere una cosa del genere. Certo, con grandi difficoltà sono entrato in questa scuola dove le mie prime 3-4 ore noi andiamo a cercare, noi insegnanti andiamo a cercare i ragazzi. Noi abbiamo avuto la riforma Gemmini, poi la riforma delle aule Pollaio, no? 25-30 alunni, qui sono testimoni miei carabinieri, se no arrivano 5-6 ogni giorno in classe.
E dunque poi la cosa bella, mentre vai a cercare uno, un latte se ne scappa dalla finestra, poi vai a pigliare una... Perché la metodologia deve cambiare da contesto a contesto. Non è che la scuola, quelli sono i programmi ministeriali e bisogna fare forse così. L'autonomia nella scuola italiana è nata anche per questo, per diversificare la strategia anche didattica e metodologica. Nei primi ordini, questi ragazzi, noi infatti ci siamo messi a fare, sapete, prima cosa fanno? Fanno educazione fisica e fanno educazione musicale. Ma io, ma chi le poi le ultime ore, pochi italiani, pochi, stanno tutti distesi a terra così, io e te t'ascolto, ma le prime ore, siccome sono iperattivi, questi ragazzi, hanno corso, lo diceva San Giovanni Bosco, perché nella Chiesa Cattolica non abbiamo avuto solo i preti pedofili, abbiamo avuto anche i preti santi che hanno formato generazioni di giovani. Don Lorenzo Milani, pensate, questo grande prete di Bambiana diceva la scuola è come l'ospedale. Io non so quanti di voi siete stati insegnati o siete insegnati pure. La scuola deve ritornare a fare la scuola. Un professore deve finire di avere il registro in mano, non ti comporti bene tu. Dopo faccio le appate cose, se qualcuno vuole vedere il mio cellulare. Una professoressa italiana a forza ha voluto sospendere un ragazzo, io poi l'ho sfidato, è venuto la presa, l'ha sospesa 3 giorni, subito è stato mandato a casa. Ho detto andiamo adesso in segreteria, andiamo sul suo profilo Facebook, che oggi questo è ormai di moda, il profilo Facebook. Un ragazzo appena andato a casa, Antonio, sapete che ha scritto? Che bello, 3 giorni di sospensione, ci volevo proprio. Un ragazzo in un quartiere del genere, io lo devo togliere dalla strada, non lo posso buttare fuori dalla scuola. Io insegnante sono il peccato mortale, perché la sfida di un insegnante è recuperare, non allontanare. Cioè noi abbiamo ancora una scuola repressiva, i 5 in condotta, ma voi vedete come stiamo guaiando. 5 in condotta per il nuovo regolamento dell'istituto, della scuola italiana, è bocciatura. Io mi chiedo, ma dove vogliamo arrivare? Allora ecco la responsabilità. Io confesso, ognuno di noi deve assumersi le proprie responsabilità e decidere da che parte stare. Noi siamo a parte di Gesù, di questa chiesa bellissima, straordinaria, però impegniamoci tutti a essere fedeli. Naboth è stato fedele alla sua vigna, non l'ha ceduto. La vigna avuta in eredità era un dono, è stato fedele a questo dono. E io mi chiedo, anche io devo essere fedele al mio battesimo, al mio essere cristiano. Il cristiano è colui che appena apre gli occhi sorride, gioisce, dice Papa Francesco. Non è possibile, cristiano, faccia triste, appeso. Ma la domenica usciamo dalle chiese, dovremmo essere raggianti, perché siamo dei risorti. Io sfiderei telecamere davanti alle nostre parrocchie, quando usciamo, la faccia appesa, triste, sembriamo di essere stati dietro a un funerale. Il nostro Dio è un Dio vivo, che ci deve contaminare, noi dobbiamo contaminare gli altri. Verità di testimonianza. Nella pausa mi fermo un po' vicino ai libri, perché voi dovete sapere, questa struttura con 150 bambini tolti alla strada va avanti senza finanziamenti pubblici, perché la legge sui beni confiscati, tutta la polemica che fu fatta, vi ricordate, non so, qualcuno di voi a gennaio dell'anno scorso che mi volevano candidare, una cosa assurda quello che è successo. Perché io chiesi al governo, fate la legge sui beni confiscati, cioè la legge sui beni confiscati ci stanno, però non c'è il fondo, cioè lo Stato mi ha dato queste ville e ha scritto manutenzione ordinaria, tutto aspetta l'associazione a voce di creatura. E che tengo, sono gufichi e Berlusconi, cioè, io non lo so, ma è una cosa assurda. Allora, tenere queste ville non è facile. Allora noi andiamo avanti con i 5 per 1000 nelle dichiarazioni che si possono fare, ma voi c'avete la vostra comunità carmelitana, la vostra onlus, però, insomma, oppure il libro. Dunque noi lo presentiamo in giro dove ci sono le storie dei nostri ragazzi, questa storia che vi ho raccontato, che è un modo non solo di approfondire quello che vi abbiamo detto, ma anche di venirci a trovare, non so quando vi trovate per Napoli, all'Arenaccio, voi vedete questa grande villa dove una volta c'era il cane da guardia del boss Verghiera, che era un leone, si chiamava Simba. Quando lo Stato 20 anni fa arrestò, uscì per tutti i giornali, arrestò Raffaele Brancaccio, io sono in quella villa dove c'era il leone, ma al posto del leone dove lui aveva proprio uno zoo. Aveva anatre, aveva giraffe, aveva serpenti giganti, eccetera. Un serpente non so quanti chili pesava. Poi andate sul nostro sito, a voce di credo, vedete il leone. Cioè, chi se teneva 19 anni, il leone ruggiva di notte e nessuno diceva niente. Dunque, la forza anche della criminalità, anche il nostro silenzio, l'omertà. Più noi stiamo in silenzio, più loro si fanno russo russo. Se noi cominciamo a rompere le scatole, però, insieme. Ma se no facciamo tutto a fine, vogliamo, a me è successo la solitudine, qui parlava del cosimo, quello no.
perché è comunità, dobbiamo camminare insieme. Oggi non c'è più il ruggito del leone, ma c'è il grido, perciò si chiama la voce delle creature, c'è la voce dei miei bambini. Se venite mi farà solo piacere, grazie. Ma che stai facendo?